I will say that you are good, and all the miracles you've done has brought me joy. And I am changed, Lord, all the hopes I have, I place in you right now. And I will say, Lord, that you are good, and all the miracles you've done has brought me peace. And I am changed, Lord, all the hopes I have, I place in you right now. Father, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you, Father. Father, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Father, oh Padre mio, io ti amo così tanto. Padre mio, il mio vero papà, ti amo così tanto perché tu sei Dio. Io ti amo per chi sei, non per ciò che fai, ma per chi sei. E Padre, lo sai che io ti amo per chi sei, perché tu sei un Dio meraviglioso, un Padre eccellente, un Padre senza errore, un Padre che fa ciò che dice, un Padre che è sempre lì quando i suoi figli hanno bisogno, un Padre che risponde alle preghiere, un Dio onnipotente, un Dio senza l'inizio e senza fine, l'Alfa e l'Omega. Signore, ti adoro, ti amo con tutto cuore. Padre mio, stamattina ti ringrazio per un'altra bella giornata che mi hai regalato e hai regalato a tutti quanti. Padre, ti ringrazio per la tua parola che porta la gioia. Io prego stamattina che questa parola porterà la pace, porterà la gioia, porterà la speranza, porterà un senso di riuscita, porterà il fuoco che infuocherà il cuore della persona che ascolterà, che darà l'assicurazione di nuovo che tutto possa andare bene nella loro vita, che la tua parola porta la grazia che tu dà. Nel nome potente di Gesù. Amen e amen. E con quello dico ciao, buongiorno e una bella domenica a noi. E subito andiamo a leggere. Ah, sono felice, come sappiamo, a leggere dai nostri versetti per la memoria. Certo, apriamo la Bibbia e leggiamo dal libro di Leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 29, 29, versetto 11. Versetto 11. E dice: Poiché io so i pensieri che medito per voi, io so pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi una speranza e un futuro. Alleluia. Allora, andiamo a leggere il secondo che prendiamo dal libro di Secondo Timoteo. Secondo Timoteo, dove sei? Capitolo 1, versetto 7, che dice: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di potere, di forza, di amore e di saggezza. E di saggezza. E questa è una cosa che mi riempie di cuore. Allora, io vorrei che teniamo quei due versetti davanti, perché questi lo vediamo nei versetti che leggiamo. Ora, la storia che ora ci voglio raccontare. Sapete che ci sono delle storie che si spiegano, quindi prendete questi due versetti e andate a vedere le storie che stiamo per leggere. E ricordate che stiamo parlando che in questi giorni di non avere paura, di fare un passo di fede e non di paura, di non avere paura o il timore di fare ciò che è impossibile, di non avere paura di rompere l'impossibile per ottenere l'impossibile. Alleluia. E oggi leggiamo due storie da vecchio, come si dice, antico,
Antico Testamento, no? Alleluia. Andiamo subito a leggere dal Libro dei Re, Primo Re, capitolo 17, da versetto 8. È da lì che prendiamo la prima storia. E dice: il Signore parlò a lui. Sto leggendo da Primo Re, capitolo 17, versetto 8. Il Signore parlò a lui e disse: allora, la persona di cui si riferisce qui è il profeta Elia. Andiamo a continuiamo. Alzati, va a Zerafat di Sidone e vi stabilisci. Scusate, prendo questa storia dall'altro libro. Un attimo solo, perché voglio leggere italiano che riesco a pronunciare bene. Amen. Capitolo 17, versetto 4, 8, ecco, e leggiamo. Ma allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini: levati, va a Serapat dei Sidoni e fa quivi la tua dimora. Ecco, io ho ordinato colà ad una vedova che ti dia da mangiare. Egli dunque si levò e andò a Serapat. E come giunse alla porta della città, ecco quivi una donna vedova che raccoglieva della legna, e Eli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' di acqua in un vaso affinché io beva. E mentre ella andava a prenderne, Eli gli gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Ella rispose: com'è vero che vive l'Eterno il tuo Dio? Del pane non ne ho, ma ho solo una manata di farina in un vaso e un po' di olio in un occhiuolo, ed ecco, sto raccogliendo due stecchi per andare a cuocerla per me e mio figliolo, e la mangeremo e poi moriremo. Moremo. Versetto 13. Elia le disse: non temere. Va e fa come tu hai detto, ma fanne prima una piccola stiacciata per me e portamela, poi farei per te e per tuo figlio. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele: il vaso della farina non si esaurirà e l'occiolo dell'olio non callerà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Ed ella andò e fece come gli aveva detto l'Elia, e essa e la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. Allora, questa è una pazzia. Lei aveva un po' di farina, il suo piano è mangiare che suo figlio abbastanza per restare qualche giorno e poi moriranno, perché non c'era la carestia in città. Ma lei, udendo la parola di Dio attraverso Elia, come tu stai udendo da me, ha obbedito, ha risposto, come dicevamo ieri, e ha fatto ciò che Elia le ha detto. E per tutto il tempo avevano più che da mangiare, perché ha risposto, non aveva paura di prendere quel rischio. Allora, la seconda storia che vogliamo leggere oggi, e prendiamo sempre dal libro dei Re, secondo Re, capitolo 4, è sempre di un profeta, è una donna. Allora, leggiamo questa volta da versetto 1. Ho una donna di tra le mogli dei discepoli dei profeti, esclamò e disse a Eliseo: il mio marito, il tuo servo, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno, e il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figlioli e farsene degli schiavi. Eliseo le disse: che devo fa io fare per te? Dimmi, che hai tu in casa? Ella rispose: la tua serva non ha nulla in casa tranne un vasetto di olio, di nuovo olio. Allora egli disse: vai fuori, chiedi in prestito, chiedi in prestito. Lo ripeto, chiedi in prestito da tutti voi, i tuoi vicini, dei vasi vuoti, e non ne chiedere pochi. Poi torna sera l'uscio dietro di te e ai tuoi figlioli e versa dell'olio in tutti quei vasi, e man mano che saranno pieni, falli mettere da parte.
Ella dunque si partì da lui e si chiuse in casa con i suoi figlioli e questi le portavano i vasi e ella si versava l'olio. E quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figliolo, portami ancora un vaso. E quelli le rispose, non ce n'è più dei vasi. E l'olio si fermò. Allora ella andò a riferire tutto all'uomo di Dio, che le disse, va a vendere l'olio e paga il tuo debito e di quel che resta sostenati tu e i tuoi figlioli. Io credo che la storia si spiega, perché le due donne hanno udito la parola, hanno risposto, sono stati chiesti di fare l'impossibile, anche l'altra donna le hanno detto, vai a prendere in prestito, chiedere il prestito dai tuoi vicini, a tutti! Fino a quando non hai abbastanza per fare il tuo investimento. E poi vendi quello che hai preso e tu avrai per pagare il tuo debito, il tuo mutuo e tutti i creditori di tuo marito e ci sarà ancora per te. Perché? Perché ha udito la parola di Dio. Cosa devo dire? Io sto seguendo questa parola e vi dico, la mia vita è cambiata. E vedo la bontà di Dio ogni giorno. Sono così benedetta e sto benedendo tutti coloro che mi stanno intorno. E tu, beh, fai quel passo di fede. Magari qualcuno ti ha detto una cosa che sembra fuori modo impossibile. Rompilo, fai l'impossibile, perché è soltanto l'impossibile che porta all'impossibile. È il grande che porta all'ingrande. Non puoi fare il piccolo per aspettare il grande. È un grande che porta il grande. E concludo con questo, pensate un po', un uomo che ha lavorato, perché tu dici, non ho nessuno che mi può aiutare, e tu dici, io sono un uomo bravo, aiuto gli altri, e non c'è nessuno che mi aiuta. Devi cercare la tua vita, c'è qualcosa che non va. Devi pregare, Dio, io mi pento per i pensieri sbagliati che ho, e aiutami a riconoscere coloro che mi hai mandato ad aiutarmi. Allora, un uomo che coltiva la terra, tutto il tempo del periodo da coltivare l'ha fatto, ha seminato, ha lavorato e tutto. E ora è tempo per la raccolta. E lui fa, ah, oh, che la raccolta viene da sola a casa, io non ce la faccio più. Oppure sì, ho già detto, stai a casa, la tua raccolta si rovina. Si rovina nel campo. Non riescono a venire da te, devi andare ancora da loro. È vero che sei andato da loro a seminare, hai lavorato, sei andato da loro a lavorare, a assicurarti che crescono e ora devi andare da loro a raccogliere e portarli a casa, altrimenti la tua raccolta si rovinerà nel campo. Oh, non ho l'attrezzi per la raccolta. Vai a prendere in prestito. Nessuno che mi può aiutare. Vai a prendere in prestito. Perché devi raccogliere ciò che hai già seminato. Che è ora della raccolta. Quindi vi incoraggio. Fai quel passo di impossibile. Fai il passo di impossibile. E vedrai la salvezza di Dio. Alleluia. E che se tu non sei ancora, non hai Gesù ancora nella tua vita, non hai mai chiesto a Gesù di venire nella tua vita, sappi che questo è soltanto attraverso Gesù che lo puoi ottenere. Perché non preghi con me stamattina e dare la tua vita a Gesù? Metti la mano sul tuo petto e di, Gesù, io vengo da te, io credo che tu sei figlio di Dio. E oggi ti chiedo perdono per la vita che ho vissuto finora, una vita di peccati, una vita lontano da te. Ma oggi io do la mia vita a te, Gesù. Ti chiedo di venire nella mia vita. Ti accetto e ti confesso come mio Signore e Salvatore, che da oggi vivrò per te. Grazie per avermi accettato. Amen. Se hai fatto quella preghiera con tutto il cuore, ti do congratulazioni, tanti auguri, sei figlio e figlia di Dio. Adesso puoi fare esattamente come loro e otterrai lo stesso risultato delle benedizioni che ci sono. Alleluia. Preghiamo, Padre, nel nome di Gesù. Ti ringrazio per la tua parola che è uscita adesso. Grazie, Signore. Io prego che il tuo spirito soffia su questa parola.
che va e fa un impatto nello spirito di ogni persona, che produce il risultato positivo per ogni persona come ha fatto per me. Grazie Padre, nel nome di Gesù così ho pregato. Amen e amen. E ricordati che tu sei figlia di Dio, figlio di Dio, non devi avere paura o temere di fare un passo che sembra impossibile. Dio è con te. Dio è con te. E Dio ti ama così tanto. Ed ogni passo e ogni rischio che fai, Egli è con te, sarà sempre con te. E con quello vi saluto e ci vediamo a presto. Ciao.